interesso di politica e di problemi sociali. E come donna io lotto per cambiare la società. Faccio il picchetto e lo sciopero con le compagne di lavoro e vado in piazza con gli altri a gridare la libertà. Ma gli uomini mi guardano e dicono: ma dov'è la sua femminilità? Perché una donna deve essere l'angelo del popolare, la moglie affettuosa, legata per la vita, la cuoca sopraffina, avere i piatti da lavare, figli da salvaguardare, le camicie da stirare, i letti da rifare, i bottoni da attaccare, soprattutto non pensare. Quando scarseggia il lavoro, prima licenzia le donne, le casalinghe faranno come vuole la società. E i bambini li educhiamo alla sera dopo cena, esser madri è un diritto che paghiamo con fatica. Quando vado a lavarmi i capelli dalle teste bagnate ricavo la triste ed esatta misura di come noi donne siamo, di come gli uomini ci vogliono. Leggo riviste e modelli, parlo con una il moroso, ritengo con l'altra il colfino, e il lavoro, la scuola, la guerra, il Vietnam. Loro mi guardano alle vite e mi dicono: non mi devo mica interessare di queste cose, più con tante cose da fare a casa mia, ma i bimbi hanno tanto da fare, il marito vuole sempre girare pulito, poi mio socio lo dice sempre: una donna non sta proprio bene che si interessi di politica, perché una donna deve essere l'angelo del popolare, la moglie affettuosa, legata per la vita, la cuoca sopraffina, avere i piatti da lavare, figli da salvaguardare, le camicie da stirare, i letti da rifare, i bottoni da attaccare, soprattutto